Prendete un autodromo in cui la Formula 1 non faceva tappa da 14 anni, considerate due stagioni, quella sportiva e quella estiva, che definire particolari è riduttivo. Metteteci dentro gli stringenti obblighi televisivi e i dati sulla diffusione del coronavirus nelle Americhe. Aggiungete un piano regionale per incentivare il turismo attraverso i grandi eventi, lo sport e lo spettacolo e mescolate tutto insieme. Gli ingredienti alla base dello storico ritorno del titolo iridato in riva al Santerno sono più o meno questi. I protagonisti invece sono stati Formula Imola e Konami, insieme a partner istituzionali come la regione e il comune di Imola. Scesi in campo, in questo caso sarebbe più appropriato dire in pista, determinati a portare a casa un risultato, ovvero un ritorno in termini economici e una visibilità a livello mondiale. Oggi è la vittoria della città, significa rimettere Imola al centro dell'attività sportiva motoristica secondo la sua tradizione, significa mettere Imola sotto il riflettore del mondo e conseguentemente ne possono venire anche dei benefici per quanto riguarda la ripresa economica del territorio. Noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo costruito un tavolo con i comuni, insomma, Firenze e Konami, con le istituzioni locali, regionali e anche nazionali, e con i vertici di Formula Imola, che con grande caparbietà hanno inseguito questo sogno che sembrava svanire nel corso dei mesi, man mano che il calendario prendeva forma. È una grande opportunità per tutto il territorio, anche dal punto di vista economico, in un momento difficile come questo, dove la crisi sta ancora imperversando. La soddisfazione ora è comprensibilmente tanta, ma l'obiettivo nel breve termine consiste nel predisporre adeguatamente il circuito e nell'organizzare una tappa mondiale indimenticabile. Ci teniamo a fare un gran premio di grande livello, che sia bello, che sia curato nei dettagli, perché l'obiettivo è quello di aspirare ad avere il Gran Premio per qualche anno. Se poi con un po' di fortuna l'evento fosse aperto in tutto o in parte al pubblico, ciò sarebbe la ciliegina su una torta dal gusto a Marcord ancora più golosa.